Elena gentilissima che ci aiuta a organizzare questi eventi portando anche contatti importanti. Facciamogli un applauso. Grazie Armando. State commettendo un illecito penale. State commettendo un illecito penale. Ve ne assumerete le responsabilità. Questa è una piazza dove c'è una manifestazione autorizzata. E la manifestazione sanno anche i sassi su che cosa si fonda. Quindi siamo nell'esercizio di una manifestazione. E voi non ci potete obbligare a tenere una mascherina di merda. Le mascherine sono un presidio sanitario e obbligarle è un trattamento sanitario obbligatorio e voi non avete nessuna autorità di poterlo fare. Andate via, lasciateci manifestare, andate via. Le responsabilità sono personali, sollevo l'organizzazione da tutto quello che ho detto e tutto quello che dirò. Per le bugie ci vuole memoria, per la verità ci vuole coraggio, e la verità è una soltanto, e si riassume così, ci pisciano in testa e ci vogliono far credere che piove. Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è diventato davvero un atto rivoluzionario. E la verità è questa, che questa situazione è la più grande, la più efficiente, la più remunerativa frode sanitaria, la più efficace, la più criminale truffa politica ideologica del XXI secolo. Ci stanno truffando, ci prendono per il culo, ci usano come cavie. Sappiamo che per farsi dei nemici non serve dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa. E io penso che questo sia un governo illegittimo, come è illegittimo quello che stanno facendo questi signori che portano una divisa e che non meritano di portare una divisa. Questo governo è un governo illegittimo, il sesto incostituzionale, con a capo uno dei 30 più subdoli personaggi della storia, quello che su Britannia tenne la relazione introduttiva per quella che sarebbe stata la svendita dell'Italia, quello che Cossiga definì vile affarista e che è stato beatificato dal media di regime e dai politici corrotti. Questi lanzichenecchi che siedono in quel luogo che non è più il Parlamento ma il mercato delle vacche, personaggio squallido che da 30 anni rema contro l'Italia, responsabile di crimini economici, finanziari, sociali e anche sanitari. Lo fa con la complicità. Purtroppo. Dov'è Gabri? Apri, forse si è staccato lo spinotto. Si è staccato un bal di grosso. La seconda ondata! Mi raccomando che passi di lato! Se fai così passi di lato! Guarda, guarda che torno! Tenga sulle mani! Oh, oh.
avanti, vai lì. Al collo.
dicevo, siamo personaggi abietti. E se metti il foglio davanti però non deve... grazie signora, grazie. Ne dobbiamo tanto. Cercherò di fare del mio meglio. Allora, vabbè, piano piano, su, dai. Oramai è andata così. Allora, stavo dicendo, questi pavi di Enietti e a società e a comitati esterni con conflitti di interessi con le case farmaceutiche, l'anzicanetti che con misure coercitive impongono l'obbligo vaccinale, impongono il pass regionale, il passaporto sanitario, schierano decine di migliaia di operatori delle forze dell'ordine, cosa che mai e poi mai hanno pensato di fare per combattere la mafia. E che anziché di essere percepiti come difensori delle leggi e dei diritti, quindi come servitori dello Stato, creano di fatto uno Stato di polizia e appaiono servi dell'altro Stato, dello Stato profondo, del Deep State. Schierano 70.000 militari dell'esercito per creare uno Stato militarizzato, da fare invidia al Myanmar. E a quel punto ti domandi, c'è stata dichiarata guerra? Si stanno commettendo azioni costituzionalmente legittime, giuridicamente illecite e moralmente riprovevoli. Siamo di fronte a un regime totalitario controllato dalla Gestapo, si comportano come la Gestapo questa gente. Fanno peggio che il Myanmar, questi imitano i nazisti e allestiscono addirittura campi di concentramento. Dove ci metteremo loro? Ci metteremo in quei campi, ve lo garantisco io. Ma come dire, possono ingannare tutti per qualche tempo, qualcuno per sempre, ma non potranno ingannare tutti per sempre. A questo punto anche il più imbecille, di cui abbiamo milioni di esempi in questo paese, assume la consapevolezza che queste vergognose, scriteriate e illegittime imposizioni non mirano al contenimento di un'artificiosa pandemia, di una psicopandemia, di un pandemonio, ma mirano a demolire in maniera sostanziale il nostro modello di vita e sloncare ogni tipo di autonomia di pensiero e indipendenza di giudizio. Vogliono eliminare alla radice ogni forma di critica verso il potere illegittimamente assunto da questa oligarchia servilmente funzionale alla instaurazione di un governo mondiale e alla distruzione di un modello sociale forte di oltre 2000 anni di storia. Un modello sociale fondato dalla famiglia e forgiato dal cristianesimo, fondamento e colonna portante del mondo occidentale. Ma andiamo oltre, altrimenti dovrei parlarvi di quello che hanno in mente, perché questi qua stanno cercando di modificare il clima, stanno tentando di modificare l'antropologia umana e addirittura l'ordine naturale del creato. Questi sono dei pazzi, sono dei satanici, sono satanisti. Tornando alla nostra situazione, dove c'è tanta gente che non mette insieme il pranzo della cena, gente che fallisce, gente che si suicida, gente che non sa più dove sbattere la testa, questi criminali stanno facendo le stesse porcate, stanno commettendo gli stessi crimini che hanno commesso con l'epidemia precedente, l'H1N1. Le misure, le cure, i test, i dati e le cifre sono state prese e date con le stesse tecniche di manipolazione di massa utilizzate dentro con l'epidemia H1N1. Questa epidemia, ammesso che ci sia, fa anche rima, è stata amplificata, drammatizzata e strumentalizzata per raggiungere obiettivi economici, politici e ideologici e porre in atto crimini contro l'umanità al fine di perseguire l'agenda 21 ONU, che vuole dimezzata la popolazione nel giro di 10, 20, forse massimo 30 anni. Maledetti! Signori, l'Italia sta fallendo e il popolo sta morendo. Dobbiamo fermare questo crimine. Questo crimine è attuato attraverso questa truffa sanitaria globale, perché è un grave pericolo per la gente e per i paesi, sia in termini di salute che di economia. E lo devono fare subito, eliminando tutte le misure illegali, non scientifiche e non sanitarie, come il blocco, le chiusure, le mascherine e il distanziamento. Sono misure folli e criminali che non esistono in medicina o nei protocolli per la salute pubblica. Bravo!
soprattutto. Soprattutto non si basano su alcuna prova scientifica. I virologi. Sì, Armando, vieni. Michele, mi togli il catetere. Dai, vagliela a togliere. Ragazzi, scusate l'inconveniente. Abita. È un complotto. Sarà un complotto, non lo so. Non è mai capitato in tanti mesi. Grazie, vado avanti perché voglio dare spazio agli altri. Allora, dicevo, i virologi, i veterinari, gli zanzarologi, laureati col 6 politico, arruolati H24 sui media di regime, sono apprendista stregoni utilizzati per giustificare politiche criminose, criminogene e criminali. Le mascherine meritano una pagina. Mi ascoltate voi per favore, voi poliziotti, voi mi ascoltate. Le mascherine, vi faccio una parentesi. Allora, le mascherine. Mi ascoltate, le mascherine. Le mascherine vengono imposte perché fanno male, perché ci vogliono uccidere, ci vogliono trucidare. Le mascherine sono un laboratorio di batteri, sono una fabbrica di funghi e un'industria di virus patogeni, ai quali si aggiunge l'anidride carbonica travolta in mascherina che intossica le cellule creando un aumento dell'acidità dei tessuti che a loro volta favoriscono l'instaurarsi di numerose malattie, tra le quali il cancro. Avete capito o no? Ignoranti, fermatevi, ignoranti, capre, capre, capre! Chiusa parentesi, di Covid si guarisce, gli effetti collaterali si muore e voi ci volete uccidere. Queste misure grottesche, assurde e pericolose hanno un impatto terribile sull'economia e portano all'autodistruzione e al suicidio collettivo e violano diversi articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Sapete che cos'è? Non lo sapete che cos'è? No, parlo con quelli là sempre. E della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Costringere le persone a indossare mascherine è un trattamento sanitario obbligatorio e dannoso per la salute. Segregare la gente agli arresti domiciliari è una forma di maltrattamento e di tortura e sono violazioni di diritti umani. Il coprifuoco è stato utilizzato durante l'occupazione tedesca, quando le milizie e la Gestapo andavano in giro per le case. E ora i neonazisti e i collaborazionisti dei neonazisti, chi vuol capire capisce, perché tali sono, fanno la stessa cosa. Ma io non ho paura della repressione di questa gente, non ho paura della repressione dello Stato, ho paura del silenzio del mio popolo. Serve una coscienza collettiva, dobbiamo fermarli, vanno fermati a tutti i costi, costi, ragazzi. E vi assicuro che qualsiasi cosa accada costerà sempre molto meno che lasciarli agire. Bisogna reagire, costi quel che costi, se avete capito avete capito, se no ve lo spiego dopo. Allora, abbiamo bisogno di ricominciare a vivere, di lavorare, divertirsi, di tornare alla normalità. Che voi dite non, niente tornerà come prima, ve lo cacciate dove dico io. E per farlo bisogna fare in modo che tutti quei soggetti a conflitto di interesse, gli esperti e i consulenti del governo, del sedicente governo, che hanno fatto carte false per introdurre queste misure eretiche, hanno tutti i collegamenti con aziende farmaceutiche e vogliamo che siano cacciati dai posti chiave, dai processi decisionali e processati per crimini contro l'umanità. I crimini commessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la seconda più grande organizzazione criminale al mondo, la prima è l'ONU, dal Ministero della Sanità, dal CTS e altre pseudo-organizzazioni devono essere legalmente qualificate come crimini effettivi contro l'umanità, come definiti nella sezione 7 del Codice Penale Internazionale. Tutti sappiamo che è più facile ingannare la gente piuttosto che convincerla di essere stata ingannata.
e tutti sappiamo che fino ad oggi la gente non diventerà, fino a che la gente non diventerà cosciente del proprio potere, non sarà mai capace di ribellarsi, e fino a che non si sarà liberata non diventerà mai cosciente del proprio potere. Quindi bisogna cercare di dire alla gente che il popolo è sovrano e soltanto noi possiamo cambiare le cose, il popolo, la popolazione. La gente sta prendendo coscienza, pian piano sta prendendo coscienza, e presto capiranno molti che è stata ingannata da questi politici corrotti, ladri corrotti, indagati, condannati, rinviati a giudizio, e chi più ne ha più ne metta, e dai professionisti della mistificazione e della menzogna, che qui ne avevamo un esempio, che al seguito dei signori lì in divisa, la Gazzetta di Modena che spaccia bufale. La Gazzetta di Modena che spaccia bufala. Allora, sul sottoscritto vi dico soltanto questa, mi rubo un minuto soltanto, uso ad personam. Hanno pubblicato un articolo, questi spacciatori di bufale, che il sottoscritto sarebbe stato querelato da una certa avvocato. Non esiste la querela. Gli chiediamo di rimuovere l'articolo. Rimuovono l'articolo, ascoltate questa, rimuovono l'articolo ma non lo rimuovono dalle indicitazioni di Google, e come non averlo rimosso. Adesso io gli ho fatto causa, gli sto facendo causa. Questi fanno parte del gruppo Gemi, un gruppo che sta sostenendo tutto questo crimine. Chiusa parentesi personale. Allora, chiudo, perché adesso c'è Ornella Mariani che aspetta la telefonata. Allora, dicevo, tutto questo deve finire subito, si deve tornare immediatamente alla normalità, perché oggi molta gente è consapevole di essere stata vittima della più grande truffa sanitaria, e siccome la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, quando i pubblici poteri violano le libertà costituzionali, e sono loro che stanno violando le libertà costituzionali, perché indossano una divisa, abusano del loro potere, e noi non ci caschiamo, perché noi non siamo capre, noi siamo persone dotate di intelletto, sappiamo leggere e scrivere, e voi siete state commettendo illeciti penali, abuso di potere e molti altri reati, e vi denunceremo. Dicevo, quando i pubblici poteri violano la libertà costituzionale, i diritti sanciti dalla Costituzione, la resistenza a questa oppressione è diritto e dovere del cittadino. Tutti siamo d'accordo su questo, su questa patria giura, e farei giurare i tuoi fratelli che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani. Salviamo l'Italia, costi quel che costi, perché se salviamo l'Italia salviamo il mondo.